scusate le difficoltà, sono Villani dell'Unione Italiana Cechi di Frosinone. Due cose rispetto a questo convegno, rispetto ai nostri ruoli e rispetto agli impegni per il prossimo futuro. Io credo che noi abbiamo un grosso ruolo come associazioni, riferito non tanto al discorso specifico che stiamo trattando in questo momento, ma riferito alle realtà che trattiamo tutti i giorni. È quello di essere dei mediatori, perché portiamo le istanze degli utenti che hanno problematiche e cerchiamo le risposte a queste istanze. E poi facciamo i conti con una serie di attori protagonisti che tutti i giorni operano in questi campi. Ad esempio, pensavo mentre ascoltavo gli interventi che in questo momento nel nostro paese c'è una grande discussione in corso sulla riforma della scuola. E sono gli attori che stanno trattando questa cosa, sono i sindacati, sono le forze politiche e stanno trattando anche competenze che ci riguardano, perché all'interno della scuola poi discutiamo delle nostre problematiche. E però a questo tavolo abbiamo soltanto le amministrazioni, quindi il nostro compito è quello di lanciare un segnale, lanciare un ponte verso quell'altro mondo, per cercare anche di capire. Ho sentito parlare di 100.000 assunzioni, ho sentito parlare di interventi finanziari per le strutture scolastiche, però vorrei capire poi dentro, oltre a questo, che c'è. Ricordo un'altra trasformazione che fu legata a un grosso protagonista della scuola, Don Roberto Milani, quando con la sua cittadella propose una scuola di natura diversa. Forse oggi ci ritroviamo di fronte a quelle problematiche, perché abbiamo di nuovo delle problematiche economiche fortissime, abbiamo di nuovo il disagio, abbiamo di nuovo l'emarginazione. Sentivo i numeri, questi numeri ci dicono che ad esempio in tutte e due le province rappresentiamo lo 0,1%. E quindi è facile marginare una popolazione così piccola rispetto a problematiche enormi. Però noi con questa funzione di ponte dobbiamo richiamare l'attenzione e dobbiamo far capire che questo momento che stiamo vivendo può essere superato con la collaborazione di tutti, ecco, proprio lanciando un ponte, ma portando tutti allo stesso tavolo di discussione. Quindi io vorrei entrare, la prossima riunione facciamola tutti quanti insieme, un tavolo tecnico con le organizzazioni sindacali, con le amministrazioni locali, e forse insieme troviamo un piccolo passaggio che potrà aiutare quelli che stanno oltre noi rispetto al discorso delle istituzioni a trovare quelle mediazioni che sono necessarie in questo Paese. Grazie. Sì, ti raccomando io.